A tutti quanti, grazie per essere a questo terzo e ultimo incontro del ciclo. Scusate, parlo un po' rallentata perché sento un grande eco. L'ultimo incontro del ciclo di incontri di parola organizzato da SCIE Festival in collaborazione al Dams Lab, Dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna. E oggi sarà con noi il collettivo Artipoda, che è costituito, è un collettivo internazionale latino, per lo più, costituito da Catalina Giraldo, Pablo Chiraga, Nicolas Gonzalez e Francesca Ceola. Un collettivo che l'anno scorso nella città di Lisbona, dove si è incontrato all'interno dell'università, ha iniziato a fare una ricerca sul tema dei desire paths. Il contesto in cui si sono incontrati era un contesto di studio di geografia culturale e io sono casualmente entrata in contatto con questa ricerca e, essendomi appassionata, diciamo, ho invitato il collettivo a partecipare a questa edizione di SCIE Festival, che in realtà ha dato proprio il nome e anche tutto il tema di ricerca a questa terza edizione di SCIE. Che cosa sono i Desire Path? Ce lo racconteranno direttamente loro. Dico solamente due cose. Considerando il decreto che è uscito a 2 giorni dall'inizio del festival, il collettivo avrebbe dovuto originariamente svolgere quest'anno un laboratorio e una lecture successiva. Il laboratorio non è stato potuto, non si è potuto fare per ovvie ragioni, quindi essendo appunto il collettivo già arrivato a Bologna, abbiamo trasformato molto rapidamente questa loro presenza nella città di Bologna in un'altra modalità. Quindi il collettivo Artipoda durante questa settimana ha svolto una residenza di ricerca sulla città di Bologna, quindi andando a cercare, investigare alcuni ovviamente dei desire path che colorano, che si tessono all'interno della mappa urbana della città di Bologna. Un'altra cosa che è successa, che non era prevista all'interno di questa residenza di ricerca, è stato lo scambio e l'incontro lavorativo con una danzatrice, Maella Raffetto, che è anche oggi qua con noi, che ha preso parte, ha collaborato a questa ricerca. Quindi ora passo la parola al collettivo e siccome appunto sono di diverse provenienze, parleranno in spagnolo e tradurrò direttamente in italiano. Ok, quindi avremo dei tempi tecnici di traduzione. Vi passo la parola. Grazie, Nuvola. Hola a todos y todas. ¿Me senti? ¿Me escuchan? Perfecto. Entonces, como dijo Nuvola, somos un colectivo que se reunió en la universidad. Venimos de diferentes lugares. Unos somos geógrafos, otros somos artistas, otros antropólogos, otros estudiaron desarrollo sostenible. Y lo que queremos con esta presentación es, primero, hacer un recorrido de cómo abordamos en un inicio los caminos del deseo o desire path y cómo fue cambiando el abordaje, cómo se fue complejizando a medida que entrábamos más en profundidad. Y por un lado empezó como una cosa más urbanística, después entró un poco el arte y a través de este festival exploramos más el tema de la danza. Así que a lo largo de la presentación van a ver cómo va cambiando el abordaje que le damos a los caminos del deseo o desire path. Dunque, come dicevamo, sono un collettivo internazionale, ma sono un collettivo anche interdisciplinare. Ci sono geografi, artisti, antropologi e esperti
dello sviluppo sostenibile. Durante questa presentazione inizieranno a, diciamo, da quello che inizialmente hanno incontrato come desire path, come i percorsi del desiderio, e progressivamente andranno raccontandoci come mano a mano che lo studio si approfondiva, mano a mano si complessizzava la tematica stessa. E quindi anche il concetto e quello che inizialmente era chiaramente definito come percorso del desiderio diventava qualcosa di, da un certo punto di vista, più volatile, più sì, di difficile definizione. Da un altro punto di vista, in realtà mostrava la sua complessità e la sua intensità, che è arrivata fino ad oggi, appunto, nel momento in cui ha incontrato l'elemento della danza come nuovo strumento, nuovo linguaggio attraverso il quale interagire con i desire path. Listo, comencemos. Entonces, lo primero es el camino del deseo, como normalmente se ha entendido, tiene esta representación. Entonces, si ven en esta imagen, me imagino que varias o varios de ustedes se han encontrado con este tipo de caminos. Si piensen en los caminos que ustedes hacen habitualmente, si se han encontrado, han visto este tipo de caminos, o si los han ustedes mismos recorrido. Y porque esta es la representación usual que se hace de los caminos del deseo. ¿Cómo? Dunque, questa è che vediamo nelle immagini in questo momento, è la rappresentazione usuale. Dunque, quella che vediamo nelle immagini di adesso è la rappresentazione usuale dei desire path, quella che probabilmente molti di noi hanno incontrato e visionato. Entonces, pensemos primero, vámonos atrás y pensemos en el concepto de caminos del deseo. ¿Cómo estamos entendiendo nosotros deseo? Deseo lo entendemos como la agencia, como la capacidad de creación, de movimiento y el potencial de cambiar que tiene cada cuerpo humano o animal o cualquier otro tipo de cuerpo, y cómo ese deseo o ese potencial de creación se representa en el espacio a través de una trayectoria que se traza desde la mente, desde la parte interior del cuerpo, y queda representada ya sea a través del movimiento del cuerpo o deja un rastro en el espacio. Dunque, prima di tutto ci siamo domandati appunto che cos'è il desiderio, e l'abbiamo individuato ed è stato individuato come la capacità, l'agency di creare un movimento all'interno dello spazio e di poterlo rappresentare sempre attraverso il movimento all'interno dello spazio. Los caminos del deseo normalmente al principio se entendieron, hacían referencia a los caminos que hacían los animales, sobre todo los animales de granja o los animales salvajes. Entonces se les conocía como rabbit paths, cow paths, brown paths, lo que sale aquí en la diapositiva, pero nosotros, teniendo en cuenta que es un concepto tan amplio, vamos a enfocarnos en el paisaje urbano y los caminos del deseo que se encuentran en el paisaje urbano, porque como ciudadanos urbanos estamos dentro de un entramado de normas sociales, morales y urbanas, y dentro de ese entramado a veces se dan ciertas disrupciones que nosotros entendemos como caminos del deseo. Dunque, originariamente i desire path erano soprattutto individuati come quei cammini creati dagli animali,
Infatti vedete i diversi nomi che sono dati ai desire path, quindi il cammino del coniglio, della mucca, quindi sono soprattutto legati agli animali. In questo caso il collettivo Artipoda ha contestualizzato i desire path all'interno del tessuto urbano. E a questo punto, sapendo che il tessuto urbano non è solamente non è uno spazio vuoto, ma è una tela, è una tessitura di tanti diversi livelli, quindi lo spazio sociale, lo spazio politico, lo spazio fisico, a un certo punto hanno iniziato ad individuare i desire path come quel taglio, quella fessura che si apre all'interno di questa maglia fitta di spazialità. Entonces, dentro de las algunas características que encontramos de los caminos del deseo están las siguientes, que vamos a enumerar una por una y mostrar algunos ejemplos. Entonces, empecemos con la característica social. Dunque, di tutte le caratteristiche che ci sono all'interno dei desire path, incominciamo con la caratteristica sociale. Bueno, entonces, al igual que los caminos que mostrábamos anteriormente, estas dos imágenes, que es en Berlín y en el Congreso de Brasil, en Brasilia, vemos como la imagen clásica, la imagen más evidente del desire path es un camino que se forma en una superficie de pasto y que generalmente se da porque las personas hacen un shortcut, un atajo, y van en contra del planeamiento urbano y de cierta forma dibujan estos caminos en el paisaje urbano. Entonces aquí es muy importante la repetición, ya sea porque una persona toma el mismo camino, lo recorre varias veces, o porque diferentes personas, que es la característica social, ven el camino y lo comparten, se forman y se hacen visibles estos caminos. También, lo que también hace social estos caminos es que cuando son sociales y compartidos, pero es un individuo el que tiene el deseo y toma la decisión de hacerlo, y lo hace en un paisaje donde hay otras personas. Entonces, la mirada de otras personas, esos terceros ojos, van a juzgar la forma en que un individuo toma o varios individuos toman el camino, ya sea porque se está saltando las leyes del planeamiento urbano, las leyes morales, las leyes sociales. Y también tenemos que tener en cuenta que dependiendo de la persona, el actor que cruce el camino, que lo decida tomar, va a tener un impacto diferente. Dunque, l'immagine che vediamo qua è un'immagine di Berlino, la città di Berlino, dove sono abbastanza chiari appunto questi desire path, questi sentieri che intercorrono tra queste due grandi vie principali, no? E allora ci sono due cose importanti da sottolineare in questo processo di creazione dei desire path. La prima è sicuramente la ripetizione, perché i desire path nascono dall'impeto di una persona originariamente che decide di uscire dal sentiero dato e di percorrere una scorciatoia, di tagliare lo spazio in maniera differente, però questo sentiero viene ripetuto da tante altre persone, perché è solo attraverso la ripetizione che questo sentiero diventerà nel tempo visibile e diventerà nel tempo parte di una mappa successiva rispetto all'urbanizzazione. L'altra cosa che è importante sottolineare è che quando una persona decide di fare questa cosa in uno spazio urbano, appunto lo fa all'interno di uno spazio urbano, che è anche uno spazio collettivo, gestito e organizzato secondo determinate regole, leggi, modalità di stare insieme. Quindi in un certo senso l'atto che questa persona compie
tende a, ad aprire di nuovo questa maglia di leggi e di regolamentazioni, in un certo senso ad andare contro a quella che è la regolamentazione urbana. E, por ejemplo, el planeamiento urbano se ha dado cuenta de estos deseos de las personas de transitar de forma diferente y han sabido cómo leerlo o adaptarlo. Por ejemplo, aquí está la Universidad de Michigan, que primero decidió dejar toda la superficie del campus, sobre todo en la imagen, en el círculo, decidió dejar a las personas primero transitar libremente, y cuando se hicieron evidentes estos caminos, decidieron poner ya el asfalto, el concreto en los caminos, y quedó, o sea, tenemos aquí una imagen aérea de cómo supieron, en este caso, entender los deseos de los caminantes y hacer proyectar los caminos que querían, che si stavano tomando. Dunque, qui abbiamo un altro esempio dell'Università del Michigan, dove fu fatto un percorso alla rovescia, per cui, per esempio, nella parte che vediamo a semicerchio, costruirono gli edifici e dapprima non costruirono nessun tipo di pavimentazione, ma lasciarono che le persone stesse, camminando, transitando, dunque abitando questo spazio, scegliessero quali traiettorie percorrere. Una volta che hanno visto quali erano le traiettorie preferite dalle persone, quali erano le traiettorie che immediatamente veniva voglia di percorrere, hanno ricalcato e quindi evidenziato, diciamo, le scelte che i pedoni avevano fatto. Sin embargo, como dijo Nicolás, nosotros queremos como ampliar el concepto de Isabel Paz, y nosotros, por ejemplo, consideramos que en la ciudad hay otros caminos del deseo que se hacen en otras superficies que no son el pasto. Digamos, aquí está el clásico, pero vamos a mostrar a continuación unos ejemplos en los que encontramos caminos de deseos que se hacen en superficies que no dejan el rastro. Por ejemplo, esta es la estación de metro de Lisboa, y las personas, para llegar a la escalera, toman el shortcut por la columna, por el espacio que hay entre la columna y las escaleras. Dunque, quello che vediamo adesso qui nella stazione della metropolitana è un esempio di desire path un pochettino più complesso, no? Nel senso che si trova in una pavimentazione tale per cui non dà la possibilità alle persone di lasciare delle tracce. Quindi è più difficile anche visualizzarlo e evidenziarlo in un certo senso. Ma quello che emergeva nella stazione della metropolitana era appunto che le persone passavano nello spazio tra la colonna e la scala per tagliare la strada. In este otro ejemplo es una plaza en Lisboa, la Plaza de Camões, y las personas, en vez de ir por la cebra, deciden atravesar la calle por el espacio de la mitad, que es un espacio donde transitan los carros. Pero sin embargo, las personas deciden apropiarse y pasar por este espacio teniendo en cuenta el ritmo de los carros para poder cruzar. Questo è un altro esempio in una piazza di Lisbona, dove vediamo che le persone non attraversano la strada solo in quello che è lo spazio urbano predisposto, quindi gli attraversamenti pedonali, ma attraversano anche in altri punti. Ed è interessante perché questo va a creare un dialogo con il ritmo delle macchine, dei furgoni, dei mezzi che passano in quel momento all'interno della piazza. Otro camino del deseo fue en esta parte que se unen dos calles, que es un cruce. Las personas, en vez de seguir la cebra, también deciden cruzar por donde pasa el tram, el eléctrico, y
el tranvía, y lo que vemos acá es que, digamos, no cruzan en una línea recta todos o siguiendo el mismo trayecto, sino que cada persona que pasa a lo largo del video, y como lo representamos en el dibujo, va pasando de diferentes formas por la calle, va haciendo este mismo design path, pero en diferentes formas. E sempre, ancora una volta in questa piazza quello che vediamo è che le persone attraversano di nuovo la strada, creando però delle linee differenti, no? Proprio appunto anche per il fatto che non si può, non rimane traccia, ognuno, ogni pedone lo fa di maniera leggermente differente, con diagonali e traiettorie leggermente diverse. Por último, tenemos este ejemplo que es en una estación de tren de Lisboa. Las personas, en vez de dar toda la vuelta para atravesar, deciden cruzarse por los rieles del tren, que pues es peligroso, pero a lo largo, digamos, de este timelapse vemos cómo en el flujo de la estación van pasando poco a poco las personas. La stessa cosa la troviamo in questa stazione dei treni di Lisbona, dove vediamo che piano piano le persone, invece di passare per il sottopassaggio, per fare tutto il giro attorno ai binari, attraversano i binari direttamente. Però come poi i treni arrivano al binario, la possibilità di fare quel tipo di scompare, e questo ci porta alla tappa successiva, cioè al fatto che i desire path sono effimeri. E sono azioni effimere, nel senso che la presenza del corpo all'interno di uno spazio delimitato, che possiamo dire, per esempio nell'immagine, l'attraversamento di questa strada dura una frazione di tempo specifica. Allo stesso tempo, oltre che la presenza fisica del corpo, anche la presenza mentale, del desiderio di muoversi attraverso lo spazio, occupa una frazione di tempo, questa è l'effimera. La questione del tempo è importante anche nel comprendere come i desire path si inseriscano all'interno di un tessuto urbano che è fisico, ma che ha anche una certa ritmica. Una ritmica dettata da una eterogeneità di elementi, che sono sia i corpi umani che i corpi dei veicoli, gli animali, i piccioni, i cani, i palazzi stessi. In questo ci siamo rifatti alla lettura del paesaggio come un rizoma eterogeneo, fatto di elementi di natura diversa, ma la diversità della loro natura non li rende estranei, anzi crea una rete molto ricca. E questo è un timelapse che abbiamo fatto sempre a Lisbona, dove c'è di uno spazio con ritmiche diverse, ci sono i turisti che camminano in maniera più lenta guardando al telefono per orientarsi con la mappa, ci sono l'elettrico, il tram storico che passa, si ferma, riparte in maniera sempre molto brusca, ci sono i taxi e questa è la ritmica della città. Allo stesso tempo c'è il ritmo del giorno, la vita della città ha ritmi differenti, la mattina, a mezzogiorno, nel pomeriggio, la sera quando la vita notturna si accendeva. E
l'addizione di ritmi che sono in perenne cambiamento e in perenne addizione, crea una cronologia più ampia che permette, per esempio, su superfici come quelle dell'erba, di rendere visibile una traccia dei desire path che, se uno guardasse un camminante solo attraversare un parco, vede il camminante, non vede la traccia, perché la traccia è lasciata dall'addizione di molti camminanti nel corso di mesi, anni. E invece osservare lo stesso spazio in una finestra di tempo molto più ampia, come 17 anni, come in questo caso, tornando al congresso di Brasilia, si vede il cambiamento per stagione, a seconda che l'erba sia fresca o sia disidratata, e, a seconda che ad un certo punto, come nelle ultime immagini, la municipalità abbia deciso di intervenire, creare spazi più controllati, ma questa visione è possibile solo intendendo i desire path come una cosa che avviene nell'effimero, nel momento, ma anche in finestre di tempo molto più ampie. Bueno, entonces una vez vistas estas características de los caminos del deseo, lo que queremos que quede claro es que para nosotros el camino del deseo de por sí ya implica una disrupción. Hay una disrupción en el espacio donde se está trazando el camino. Ya sea una disrupción que se proyecta desde la mente o se hace con el cuerpo en el espacio. Pero muchas veces el camino del deseo, porque representa un camino de rutinario que se hace todos los días, muchas veces se hace de manera inconsciente. Ese deseo está inconsciente. Y lo que queremos a través de estas características y a lo largo de esta presentación es crear en ustedes la conciencia del movimiento cuando salgan de nuevo al espacio y cuando tracen estos trayectos de los caminos del deseo que están haciendo y la disrupción que están creando. Porque cuando ustedes son conscientes de la disrupción que crean, pueden crear conciencia en los otros. Y en ese sentido, abren la posibilidad de cambio y sus acciones se pueden volver transgresivas. Dunque, i desire path quindi si formulano come un'interruzione, una fenditura, come dicevamo prima, all'interno dello spazio, che nasce originariamente dalla mente e che dalla mente si trasferisce al corpo e dal corpo si trasferisce allo spazio. I desire path molto spesso vengono attuati in una situazione di routine, di quotidianità, no? E molto spesso noi nella quotidianità non siamo attenti o così consapevoli delle scelte che facciamo, perché lo facciamo tutti i giorni e quindi alle volte capita che non ci pensiamo. Questo che cosa significa? Significa anche che l'espressione di questo desiderio molto spesso rimane incosciente, inconsapevole sostanzialmente. Dunque la ricerca che loro fanno e la condivisione che stanno facendo oggi con noi ha proprio questo intento, quello di far sì che riusciamo ad essere più consapevoli dei nostri desideri che tutti i giorni eventualmente attuiamo all'interno dello spazio, perché se ne siamo consapevoli, se siamo consapevoli che il gesto che facciamo, l'azione che facciamo nello spazio urbano ha un valore di desiderio e quindi anche di interruzione di una quotidianità e di una regola data, questo sì può raggiungere il livello di un gesto anche di ribellione in qualche modo. Por ejemplo, en este camino del deseo, también en Lisboa, que está marcado porque repetidamente los estudiantes de la Universidad de Lisboa lo trazan, quisimos volverlo invisible, tapándolo con hierba, con pasto, como una vez fue, para ver si los caminantes
se daban cuenta que el camino se había o que lo habíamos ocultado, y para tratar de volver a la gente consciente de que estaban transitando por un camino del deseo. Dunque, che cosa hanno fatto? Hanno deciso di occultare alcuni dei desire path che hanno incontrato all'interno della città di Lisbona. Quindi in questo caso siamo di nuovo nella zona universitaria di Lisbona, e questo desire path solcato da anni e anni, da tantissime persone, tante ripetizioni, a un certo punto loro lo ricoprono con dell'erba stessa che avevano trovato nella stessa zona, così come quello stesso terreno probabilmente era stato tantissimi anni fa. E quindi questa azione per loro è il tentativo di far sì che le persone, una volta che si trovano nuovamente di fronte a questo desire path occultato, si rendano conto, prendano consapevolezza della loro scelta e del percorso che stanno facendo. Por ejemplo, en esta imagen donde se va a hacer un zoom, se ve que estas dos personas se están preguntando si el camino, si era por ahí. Se generó la duda, ¿sí? Se están preguntando la existencia del camino, o eso nos gusta pensar. Y de esa manera, ya con el solo hecho de generar la pregunta, pues la intervención está generando un impacto en los otros. Come si vede in questo video, le due ragazze che passavano prima sono arrivate davanti al percorso e si sono fermate un attimo e si sono guardate e si sono fatte una domanda, o almeno così ci è sembrato, e forse, non so, ci piace pensare. Ma il fatto stesso che le persone si fermino e dubitino e quindi si facciano una domanda, per noi è già un segno di un prendersi un tempo per essere consapevoli. Ora queremos hablar rápidamente de algunos referentes artísticos, tanto de la danza como de otras disciplinas, para ver de qué manera los artistas han jugado con estas características y con este despertar de lo que es el camino del deseo para generar acciones disruptivas o transgresivas. Adesso vediamo alcune referenze di artisti, sia del mondo della danza, ma non solo, che nel tempo hanno giocato con questa necessità di rendere consapevole i percorsi del desiderio. Ok, listo. Bueno, como han comentado mis otros compañeros, se supone que la transgresión de los caminos del deseo se establece cuando hay conciencia del acto que se está haciendo. Y varios artistas juegan con ese papel de la conciencia de diferentes maneras. Entonces aquí voy a mostrarles un par de ejemplos en los que no voy a ahondar mucho para poder identificar que como el camino está sujeto a un espacio, hay una interrelación de muchos efectos que se pueden producir. Pueden ser producidos por el cuerpo, pueden ser producidos por el efecto que genera en el lugar, o pueden ser producidos por quienes vuelven a representar esa imagen de esa huella que se produce. Dunque, consapevoli che la trasgressione dei desire path si genera solo nel momento in cui vi è consapevolezza di questa azione, diversi artisti hanno giocato su questa relazione. Essendo che ci troviamo appunto all'interno di uno spazio, gli elementi con cui è possibile giocare sono differenti. Quindi c'è il corpo, quindi il fatto che sia il corpo che genera questo desire path, oppure si può giocare con l'effetto che produce nello spazio il camminare, e adesso vediamo questo artista. Okay.
Entonces, este ejemplo es una fotografía hecha por Richard Long. Él pues, es un artista inglés que aborda bastante el acto mismo de caminar en cuanto al concepto propio de la repetición de un acto simple. Y el acto simple genera un impacto sobre un espacio que plantea eso, una huella. Entonces, de alguna manera, la imagen del rastro que él deja es efímera porque usualmente está hecho con una simple acción y lo que hace es que el rastro que deja puede ser reconstruido una vez más con la fotografía o con el acto que él hizo de manera propia, o sea, su propia conciencia del efecto que él podía producir en esos contextos. La primera imagen era de Perú y estaba asociada un poco a las líneas de Nazca, que no sé si las conocen, y esta es en el Sahara. Entonces también el propio contexto define también unas lógicas distintas de asociación de la imagen. ¿Lo hago un poco más rápido? Ok, lo siento. Dunque, qui abbiamo visto delle fotografie di questo artista, Richard Long, che è stato sempre molto affascinato dall'atto di camminare in sé, dalla ripetizione, no? Dal continuo ripetersi di questo camminare, quale atto semplice, che però è in grado di generare delle modificazioni ed è in grado di autorigenerarsi. Dunque, quello che fa l'artista è quello di sottolineare in un certo senso l'effetto, la qualità effimera dei desire path, no? Attraverso la fotografia stessa o attraverso delle ricostruzioni plastiche successivamente fotografate. Quelle che vediamo qua sono delle sono linee. Esatto. Questo è in Perù, mentre la fotografia precedente era il Sahara. Este es un caso distinto, yo creo que quizás en el campo de la danza del performance es un poco más claro quizás el manejo del cuerpo con el acto de caminar. Aquí vemos un enfoque diferente. El enfoque quizás no está necesariamente en dejar la huella con el acto de repetición, a pesar de que es implícito, sino en la ser consciente de un hábito cotidiano que es el caminar. Utilicé aquí dos ejemplos, que es Steve Paxton con Satisfying Lover y con Bruce Nauman, Dancer Exercises on the Perimeter of a Square. Los dos casos plantean una acción diferente, porque en el caso de Bruce Nauman es la reconstrucción casi abstracta de una figura simple que modifica el lenguaje del cuerpo, también con la repetición, pero de un casi que una figura habitual. Y en el caso de Steve Paxton es casi que reconstruir un poco la imagen del transeúnte o el caminante, creando una conciencia del movimiento en ese repetir constante de un camino. En esta imagen se reconstruye una acción que es moverse de un punto a otro y parar. Cuando se para, se genera una disrupción, un punto de quiebre que da un poco el efecto de conciencia del acto simple de la rutina del caminar. Dunque, qui abbiamo due esempi di artisti del mondo della danza, Bruce Nauman e Steve Paxton, che entrambe si sono occupati in maniera differente di dare rilievo a quello che è un gesto quotidiano come il camminare. L'hanno fatto in maniera molto differente, Bruce Newman l'ha fatto più in una direzione di astrattismo, quindi nel tentativo di astrarre quella che è l'azione quotidiana e semplice del camminare, mentre Steve Paxton ha sottolineato di più lo spostamento proprio dei pedoni, diciamo, dei corpi all'interno
interno di uno spazio. Aquí hay otro ejemplo de un artista marroquí que se llama Tofik. Él lo que hace es, a diferencia de los otros dos ejemplos, define un área de acción. El área de acción son unos 100 metros. Y ha realizado esta práctica en diferentes ciudades. Y la idea es recorrer esos 100 metros durante una hora de la manera que se quiera. Entonces, de alguna manera se plantea también todas las posibilidades que están inscritas en el hecho de moverse y desplazarse durante un tiempo y una distancia específica. Y eso plantea una cantidad de lenguajes y de posibilidades que complejiza el acto mismo también de reconocer el caminar dentro de un espacio y un tiempo definido. Este en particular es en Bolonia, en este caso. Qui abbiamo un artista marocchino che tra l'altro in questo video ha eseguito questa performance I 100 passi a Bologna all'interno del festival Atlas of Transition. E durante questa performance agita anche da non danzatori, da persone di qualunque tipo, il gruppo percorre 100 metri nell'arco di un'ora. Dunque, per poter percorrere 100 metri nell'arco di un'ora è necessario ricorrere a tutte le possibilità, a tutti i modi, le alternative, le potenzialità che ci sono all'interno dell'atto di camminare. In questo modo, che cosa succede? L'intento, diciamo, dell'artista è quello di far emergere la potenzialità dell'atto quotidiano di camminare in uno spazio e in un tempo preciso e dato. Este otro ejemplo está un poco más relacionado con el hecho de que los caminos que se realizan están situados en contextos geográficos muy concretos que usualmente marcan tensiones sociales, tensiones de conflictos previos o conflictos que están sucediendo en el momento. Francis Alice, pues el ejemplo que yo escogí aquí es un artista que usualmente aborda también el manejo del cuerpo dentro de contextos de tensión política. Y quería también, dentro de estos ejemplos, aclarar que esa dimensión también es implícita dentro de todo el acto de caminar y algunos tienen una carga adicional, como en el caso de Green Line. Que les explico de qué va. Questa è tutta un'altra situazione. Ci troviamo con l'artista Francis Alice che si è da sempre occupato di situazioni di contesti politici e spesso anche di conflitto. Rappresenta un contesto sempre concreto e reale all'interno del quale l'artista fa emergere la potenzialità dell'atto di camminare anche in una modalità appunto di contestazione, come in questo caso della linea verde che adesso ci spiegherà meglio. Esta obra es una reconstrucción, o más bien es el proceso de trabajo de esta performance es super simple. Francis Alice coge una pintura verde y reconstruye una vez más la línea del límite entre Israel y Palestina. Esa línea verde es el contorno que se había delimitado inicialmente en el Acuerdo de Oslo en 1995. La acción es muy simple y es grabada en video durante unos 17 minutos durante el tiempo que Francis Alice recorre Jerusalén, donde se supone que existía ese límite, y luego con ese video, con ese registro de ese camino, él invita a diferentes activistas, historiadores y artistas a realizar como diferentes análisis y reflexiones sobre lo que ellos piensan respecto a ese acto que está como representando o remostrando Francis Alice, planteando múltiples lecturas del concepto de evidenciar un momento clave de la división
de una frontera o de la construcción de una frontera. Dunque, durante quest'opera che è estremamente performativa dell'artista Francis, va a evidenziare attraverso questa linea verde il confine tra Israele e Palestina, il confine che era stato definito dai trattati di Oslo nel 1995, quindi un confine deciso a tavolino. E quindi attraversa Gerusalemme, ripercorre tutto quanto lo spazio che è stato definito essere di un paese e uno dell'altro, questo confine, proprio per evidenziare lo stesso confine. Mentre fa questo, produce un video di questa sua azione performativa, che viene poi presentato a diversi professionisti, diversi studiosi, tra cui storici, antropologi, critici d'arte, attivisti, e a queste persone, quindi provenienti da diversi campi di studio e di ricerca, viene chiesto di fare uno studio sulla sua stessa azione performativa, in maniera tale che il suo stesso atto potesse essere complessizzato e arricchito delle differenti visioni. Este otro ejemplo me gusta mucho porque ya no está remitido propiamente a los humanos, sino al movimiento de los animales. Esta es una obra hecha por Miguel Ángel Rojas, un artista colombiano. Él trabaja sobre la historia del conflicto armado en Colombia, pero también trabaja sobre la memoria personal y de su propia vida. Entonces, en este caso particular, lo que él reconstruye es el piso de la casa cuando él era jovencito, cuando él era muy pequeño. Pero lo reconstruye con polvo y con pedazos y trozos de maíz. Después de haber reconstruido todo ese montaje, pone una gallina y la gallina va deshaciendo toda la forma de la retícula que él había definido inicialmente. Entonces, el concepto de la memoria como remanente de su propia historia se pierde con el camino de la gallina, de una forma aleatoria. Stupenda. Quest'opera che piace tantissimo a loro, mi piace tantissimo anche a me, devo dire, di un artista colombiano di cui adesso, scusate, Miguel Ángel Rojas, che si occupa di memoria personale e anche del conflitto colombiano. Ed è interessante perché in questo caso non vediamo gli esseri umani, ma vediamo l'applicazione del concetto attraverso il corpo di un animale. Dunque l'artista che cosa ha fatto? Ha riprodotto il pavimento di casa sua di quando era bambino, quindi la memoria della sua vita, attraverso due elementi nuovamente effimeri, quindi la polvere e il mais. E poi dopo che cosa ha fatto? Ci ha messo dentro questa gallina che ovviamente nel tempo, quindi il tempo, la ripetizione, tutti gli elementi che incontriamo all'interno dei Desire Path, ha mangiato tutto il pavimento della sua casa di quando era bambino. Dunque, insieme alla gallina che mangia il pavimento, la memoria della sua infanzia viene trasformata. Bueno, y un poco para cerrar esta parte de los ejemplos, pues como de una forma muy resumida, también pues queríamos aclarar entre todos en la Artípoda que los caminos del deseo también están definidos por el deseo de proyectar la posibilidad. Así sea el acto de caminar como el acto de dejar un rastro. Y eso puede estar determinado por muchos lenguajes. Esos lenguajes, dependiendo del contexto en el que nos encontremos, puede llegar a ser físico o puede proyectarse de otras maneras. Y a continuación, Nicolás va a hablar un poco sobre ese aspecto y sobre la segunda parte del trabajo que ya fue propiamente estando en Bolonia.
Dunque, il desiderio si va anche a contestualizzare, a rappresentare come un desiderio di progettare e proiettare. Dunque si può in realtà attualizzare in tantissimi e differenti modi, modalità, campi, contesti. E quindi adesso entriamo in questa seconda parte dell'incontro, dove ci racconteranno in particolare l'esperienza che è stata fatta in questi giorni nella città di Bologna. Listo, entonces, teniendo en cuenta que en un principio nuestra presentación llegaba hasta acá y íbamos a hacer un taller, pero dada el contexto del COVID, empezamos a preguntarnos qué pasaría si el taller debía hacerse de manera virtual. Y, como decía Pablo, las proyecciones de los caminos del deseo no solo se hacen en el espacio, sino también se hacen en el espacio físico, sino en el espacio cibernético, en el espacio del Internet, cómo se navega el Internet. Y entonces, pensando en que estaba vedado, estaba restringido caminar o moverse más libremente en el espacio público, pensamos, bueno, ¿cómo podemos navegar o cómo podemos cuestionarnos cómo navegamos un espacio habitual que es el de la casa? ¿Y cómo podemos replantear los movimientos y cómo podemos replantear el entendimiento que tenemos de nuestro cuerpo al moverse en el espacio de la casa y cómo podemos cambiar tal vez ese movimiento? Y les vamos a mostrar ahora el primer ejercicio que hicimos en Bologna en el Airbnb donde nos estábamos quedando. Dunque, qui è il punto, fino a qui erano arrivati, il collettivo era arrivato prima di arrivare a Bologna pensando di condurre un laboratorio su questo tema. Considerando la situazione del Covid e di tutto quanto, hanno iniziato a porsi la domanda: e che cosa succede se dobbiamo fare laboratorio online? Da qui hanno cominciato a immaginare la possibilità di applicare lo studio dei Desire Path alla modalità in cui navighiamo all'interno della rete internet. Quindi possiamo applicare questa analisi e questo concetto alla rete internet? Oppure possiamo applicare questa analisi a come il corpo abita lo spazio della casa? Possiamo creare all'interno dell'abitare uno stesso spazio quotidiano come la casa una nuova capacità di comprenderlo e di attualizzare la presenza del corpo in questo spazio. Quindi qui vediamo il primo video che hanno girato all'interno dell'Airbnb nel quale sono stati ospiti durante questa settimana. Aquí, pues, parte de lo que queríamos hacer era como reconocer rutas o maneras de caminar el lugar en el que nos encontrábamos en la casa, identificar puntos ciegos de ese lugar. Usualmente los puntos ciegos, para mí, son las esquinas de la casa. Y escogí una manera de abstraer esa idea de la esquina y para mí era una L, una confluencia de dos puntos que creaba casi que un ángulo de 90 grados, a pesar de que no lo conseguí hacer en varios casos. Pero reconstruí una ruta que era desplazarse de la cama a la cocina, tratando de replicar esos puntos de las esquinas en diferentes partes de la casa. En parte era un poco para cambiar la lógica de la escala y de la manera que estaba entendiendo el espacio con relación a mi cuerpo. Y el acto también se volvió un poco una manera de entender cómo se pueden identificar los puntos muertos o los puntos que pareciera que dejaran de tener presencia en el lugar en el que uno está habitando. Dunque, quello che cercavano di fare all'interno dello spazio della loro casa era proprio quello di riconoscere delle strade, riconoscere dei punti ciechi, delle linee. In particolare lui era interessato
e affascinato dal tema dell'angolo, il fatto di trovarsi all'interno di un angolo, e quindi ha iniziato a ripercorrere in un percorso preciso che andava dalla camera alla cucina attraverso tutti gli angoli che incontrava all'interno della casa. Dunque questo è stato per lui un modo di rivalutare la relazione del suo corpo con lo spazio con cui quotidianamente si confrontava in una maniera abituale, tra virgolette. Allo stesso tempo capire come riidentificare se stesso all'interno di questo spazio. Bueno. Después de pensar que íbamos a tener que hacer el workshop desde la casa, que no íbamos a poder salir, también se abrió la posibilidad de hacer una residencia y entonces explorar la ciudad de Bolonia. Por lo cual decidimos aprovechar que Francesca nació acá y ha vivido la mayor parte de su vida acá, y salimos con ella a recorrer las calles, a explorar, y ella nos guió por diferentes puntos históricos, lugares icónicos de la ciudad, también por diferentes calles, plazas, parques, y mientras nosotros íbamos recorriendo y navegando la ciudad, íbamos siendo conscientes como del flujo de las personas, de los ritmos de la ciudad, también de los desire path que podíamos ver que otros hacían, estos desire path más visibles, y así decidimos como hacer una exploración en tres espacios. Ya habíamos hecho uno en el interior de la casa, decidimos hacer otro en la Piazza Malpighi, otro en la Plaza Santo Stefano y otro en el Parque Margarita. Queríamos como también jugar con esta idea de unlayer, de descascar, de como una cebolla, ir mirando las capas y las superficies internas y externas de los lugares, y también como tener un momento para explorarlos, para entre nosotros también hacer improvisaciones individuales, pero también como comunicar las ideas y construir también creaciones colectivas. Y ahorita vamos a seguir la presentación mostrando los resultados de estos 4 días explorando estos 4 espacios, la casa que ya mostramos y estos 3 que vienen a continuación. Dunque, poi alla fine invece decidemmo di trasformare questo laboratorio in una residenza artistica, quindi all'interno di tutta la città di Bologna. E allora hanno approfittato del fatto che Francesca è nativa della città di Bologna, quindi ha molte memorie all'interno dello spazio urbano della città di Bologna, e quindi da prima si sono fatti accompagnare da Francesca attraverso la sua memoria, quelli che sono stati i luoghi a lei più cari o con cui in qualche modo ha un legame più forte. E piano piano hanno deciso poi di focalizzarsi su 3 diversi punti, che sono stati Piazza Malpighi, Piazza Santo Stefano e Giardini Margherita. E all'interno di questi spazi hanno cercato di, dapprima, li hanno osservati, li hanno letti ripetutamente per cercarne di aprire le maglie della multistratificazione che ogni spazio presentava, e piano piano, mano a mano che si aprivano dei varchi appunto all'interno di questa complessa rete di spazio, di spazialità, hanno iniziato a fare dei lavori di improvvisazioni individuali e di gruppo per appunto mappare o relazionarsi, evidenziare o far emergere i desire path che emergevano.
Entonces, el primer video es en la Plaza de Santo Estefano y aquí ya contábamos con la participación de Maela, quien ya pues, hizo parte del colectivo durante esta residencia en Bolonia. Dunque, qui siamo in Piazza Santo Stefano, evidentemente per chi è di Bologna, e già qui il collettivo si era arricchito della presenza di Maela, che vediamo qua seduta. Io non vedo, ma ella scrive, io non vedo, Alessandro non c'è audio. Ora sharing for video clip. Ok, purtroppo la condivisione di video durante gli Zoom non è semplice. Stiamo vedendo se riusciamo a fissare un attimino la tecnica perché possiate vedere questo video, perché è davvero rilevante. Passiamo le fotografie. Thank you.
Allora, quindi abbiamo scelto Piazza delle Sette Chiese, Piazza Santo Stefano, perché ovviamente è bellissima e architettonicamente si prestava molto a, cioè la prospettiva e i punti di fuga si prestano molto al concentrare l'attenzione in punti specifici della piazza. Quindi ci siamo resi conto sia della presenza di persone sui limiti della piazza, sul perimetro del triangolo, che il cui sguardo converge, facilitato dall'architettura dello spazio stesso, verso il centro, e questo facilitava la nostra intenzione di essere in una certa quantità evidenti. Ci interessava molto anche la differenza di tipi di superfici, di pavimentazione, il ciottolato storico, grigio scuro, le strisce di ciottolato invece bianco, le strisce di pavimentazione liscia che facilitano o sono molto apprezzate nel transito sia dei pedoni che soprattutto delle biciclette, e il ritmo dello spazio stesso, che è un ritmo piuttosto lento e che, se a nostra parere, si relazionava molto a tipi di spazi di tempo libero o di piacere, dove le persone sono rilassate, si siedono, si prendono il tempo di guardarsi in giro. Ci sono ovviamente anche altri tipi di transito e movimento, persone che camminano rapido o vanno in bicicletta, quindi necessariamente sono ad una diversa velocità. E quindi ci piaceva l'idea di capire entrambi i ritmi e provare a giocarci, o estremizzando la lentezza, o in maniera che in realtà nel video non si è vista, accelerandola correndo per la piazza. Ci è piaciuto molto la presenza di corpi non umani o più che umani, come il piccione, e ci è piaciuto molto la presenza di questa pietra, di questo ciottolo che si era staccato dalla pavimentazione e che ha creato una specie di comunicazione, di conversazione in diversi momenti tra diverse presenze dello spazio, prima di un bambino che si è divertito a giocarci per un po', e poi noi l'abbiamo adottato, preso in prestito da questo bambino, per giocare sia con il suono della pietra, facendoci guidare in un certo senso dal suono della pietra sul ciottolato, che produceva un suono diverso dal suono dell'ambiente circostante, piuttosto che il suono della stessa pietra sulla pavimentazione liscia. E in momenti diversi Nicolas, Maela ed io ci abbiamo, insomma, giocato un pochino. E ci è piaciuto molto questo spazio, ci è spiaciuto molto questo spazio anche perché, proprio dato dal ritmo lento, dal fatto che le persone ci stessero guardando o ad un certo punto abbiano scelto di osservarci, e alcuni di loro ci hanno interpellato per chiedere che cosa stessimo facendo, e hanno chiesto una spiegazione o comunque una comunicazione, che nelle nostre varie esperienze non è comune. Spesso le persone passano, guardano, dicono questi sono un po' bizzarri e tirano dritto. E abbiamo anche utilizzato delle foglie autunnali, perché lo spazio è vicino ad alberi, ma per un qualche motivo, per pulizia, per questioni di igiene pubblico, non lo sappiamo bene, ma la piazza è incredibilmente pulita, come se fosse regolarmente mantenuta pulita in maniera quasi clinica. E il colore delle foglie, piuttosto che il suono, soprattutto il colore delle foglie, ci piaceva nel creare un contrasto sul grigio ore, in un certo senso, che non ha niente di male, però sul grigio della pavimentazione. Quindi quello che abbiamo fatto è cercato di interpretare, di ascoltare lo spazio, cercare di appropriarlo all'interno dei nostri corpi, all'interno del nostro movimento interno, di quello che ci ispirava, e trasformarlo in qualcosa potenzialmente di relazionale tra di noi, potenzialmente anche con gli altri pedoni che camminavano e a cui abbiamo dato sia fastidio che suscitato curiosità, e niente, abbiamo sperato di lasciarci una traccia. Yeah.
Y después de haber hecho el reconocimiento individual y las improvisaciones individuales, al final nos reunimos y tratamos, por medio de la intervención que ustedes vieron de la silla, reunir esas primeras exploraciones e improvisaciones que habíamos hecho. Y hubo un sentimiento de que el grado de apropiación nuestro del espacio iba creciendo. Al final nos sentíamos un poco tímidos con el recorrido del espacio y al final nos tomamos la plaza. Estábamos en el centro de la atención por medio de esta intervención de la silla. Y lo que hicimos fue coger unos materiales muy simples, las cuerdas, la silla, y tratar de crear una comunicación entre tres cuerpos. El cuerpo de Pablo, cuatro cuerpos. El cuerpo de Pablo, el cuerpo de la silla, el cuerpo de Maela, que estaba en el centro, y el cuerpo mío, y mantener una tensión entre los tres, entre los cuatro, de tal manera que hubiera una suspensión en el tiempo, una suspensión, un equilibrio, y jugando un poco con esta idea del esfuerzo que hay detrás del acto de caminar, y también un poco con esta idea de, era un poco un, hasta ahí. Vale. Dunque, dopo diversi esperimenti individuali e collettivi, quello che è stato il risultato per il collettivo, evidentemente una crescita esponenziale del grado di appropriazione dello spazio di Piazza Santo Stefano. Arrivati in questo spazio che di per sé è estremamente maestoso ed estremamente interessante, il collettivo si sentiva intimidito, difficilmente accedeva allo spazio pubblico con la libertà di fare qualunque cosa. Mano a mano, a forza di piccoli e più timidi, sempre meno timidi tentativi di collocarsi in questo spazio, finalmente alla fine della mattinata si sentivano padroni, nel senso di appropriati, di potersi concedere di stare in quello spazio, anche in una modalità differente da quella del camminare. A questo punto si sono concentrati su un'unica azione collettiva che coinvolgeva quattro corpi: il corpo della sedia, il corpo di Maela che vi era seduta sopra e Nicolas e Pablo che tenevano con queste corde la tensione per sospendere la sedia dal suo equilibrio. Quindi attraverso questa azione performativa hanno giocato sulla tensione e la sospensione che risiedono all'interno dell'atto del camminare, così come lo sforzo stesso che è insito all'interno dell'atto di camminare. E había algo un poco de absurdo en el ejercicio que hicimos, porque se creaba un balance que era mínimo, o sea, había un esfuerzo muy grande en la tensión que se creaba y corporalmente, por mi lado, por ejemplo, yo sentí mucho el esfuerzo para mantener la tensión y era el resultado era mínimo, que la silla se estuviera suspendiendo. Y al final era un poco esta idea de el balance, el crear un balance de alguien que sabemos que se va a caer, porque en el video vimos que Maela se cae varias veces, porque mantener el equilibrio era difícil. Y al principio nos mirábamos y estábamos inclinados hacia atrás, lo que nos permitía vernos, ver los otros cuerpos y entender el equilibrio de los otros cuerpos. Hacia el final del ejercicio estábamos con más confianza, nos volteamos, le dimos la espalda a Maela y empezamos a tratar de caminar, inclinando el cuerpo hacia adelante, y ahí mantener el equilibrio era mucho más difícil. Dunque, in questo esercizio che in questa nell'immagine di prima vedevamo anche disegnato, lo sforzo che richiedeva ai corpi era
era molto grande, uno sforzo fisico sproporzionato al risultato che volevano ottenere, che sapevano sarebbe stato comunque in un certo momento anche fallimentare, perché come vediamo nel video Maela di fatto è caduta più volte dalla sedia e non poteva che essere così. Inizialmente i due corpi, come vediamo in questa immagine di Pablo e Nicolas, si spostano, diciamo, il loro asse posteriormente e si guardano, si connettono, restano in una relazione molto tesa attraverso lo sguardo, perché lo spostamento di pochi millimetri avrebbe causato evidentemente lo squilibrio del peso e quindi la conseguente caduta del corpo di Maela. Mano a mano che appunto attraverso la ripetizione diventavano più confidenti e andavano avanti, sono riusciti Pablo e Nicolas a addirittura muoversi un pochettino nello spazio, girarsi, dare le spalle a Maela, quindi non guardarsi più loro negli occhi e non guardare più Maela sulla sedia, e gestire quindi questa relazione di grande tensione e instabilità anche, esatto, lo vediamo in queste immagini, in una condizione del corpo, in una relazione tra corpo e spazio differente. La stessa cosa è stata fatta anche da Maela, che piano piano ha iniziato a giocare su questa sedia e a cercare nuove posizioni, nuove relazioni di equilibrio con l'oggetto stesso. Vamos ahora a mostrar la intervención en Piazza Malpighi. Adesso vedremo l'intervention in Piazza Malpighi. Entonces, este tercer espacio de la Plaza Malpighi, un espacio muy diferente al de la Plaza de Estefano, porque como que confluían más actores o estaba más presente, por ejemplo, los carros y los buses, porque también ahí hay un paradero de bus. Entonces, y también las personas que transitaban este espacio lo hacían de forma más rápida, como que sentíamos que en comparación con la anterior plaza era también un espacio que se habitaba más o las personas paraban más, en cambio en este iban en un ritmo más acelerado. Entonces, era una calle grande, había unas cebras. En las cebras no había semáforo,
Entonces, eso hacía que hubiera como un diálogo entre el cruce de los peatones y los carros que tenían que parar para dar el paso. Y bueno, primero observamos este lugar y luego sí, entre todos hicimos como paralelamente diferentes intervenciones. Maela y Francesca dibujaron, como vieron en el video, con tiza, con este material blanco en el asfalto para contrastar. Yo estuve jugando con el ritmo de la cebra, entonces en vez de cruzarlo perpendicularmente, estuve haciendo el camino de la cebra horizontalmente. Y también en unos momentos parábamos y los carros paraban y no cruzábamos como la cebra, entonces jugábamos con confundir el ritmo del espacio. Y también este espacio tenía, además de la cebra blanca, otro espacio blanco que era un triángulo, una isla de tránsito, otro punto ciego, donde, como pueden ver en este video, Pablo se sentó en una silla y empezó a recoger el audio, a grabar el audio y a dibujar mientras, o sea, como un momento de quietud en cuanto pasaba todo el, pues, los carros y los buses y los peatones. Qui Piazza Malpighi evidentemente si presenta in maniera molto differente da Piazza Santo Stefano. La prima cosa evidente è che qui ci sono molti più attori. Evidentemente l'attore predominante rispetto a Piazza Santo Stefano sono gli autoveicoli, i motoveicoli, le auto, gli autobus, i carri. E, dunque, quello che, e poi c'è questo passaggio pedonale senza nessun semaforo, no? Quindi gestito dal tacito accordo di sguardi e di attese tra i pedoni e gli automobilisti. Dunque, all'interno di questa piazza, inizialmente Maela e Francesca hanno incominciato una loro azione attraverso un gessetto, quindi scrivendo nella pavimentazione della piazza, mentre Catalina ha iniziato a giocare con il ritmo dell'attraversamento pedonale, quindi invece di attraversarlo nella maniera tradizionale, quindi perpendicolarmente alle strisce disegnate al suolo, ha iniziato ad attraversarlo in diagonale, quindi ricorrendo trasversalmente invece al passaggio dei pedoni, quindi rallentando in un certo senso l'attraversamento, rendendolo molto più lungo nella sua durata totale. Mentre invece Pablo, che come abbiamo visto ama gli angoli e i ciechi, ha subito trovato la sua casetta in questo vicolo cieco, che è un po' la prosecuzione delle strisce pedonali, no? Dove lo vediamo seduto comodamente in una sedia a leggere il giornale. No, non leggeva il giornale, disegnava. Ok, bueno, voy a intentar ser más breve. En este caso, a diferencia del caso de la Piazza de Santa Stefano, es muy evidente que no estábamos necesariamente en un punto central en el que el ritmo era más lento, como en el anterior, sino que era una disrupción directa. Sobre todo porque estábamos en un punto donde estábamos como llegando al límite de lo que era la normatividad como peatones, como caminantes. Entonces, ahí podemos entender un poco que las disrupciones y las transgresiones, dependiendo del espacio y dependiendo de las normativas que se rigen ese espacio, plantean grados de disrupción, grados de violencia y de transgresión. En este caso tuvimos muy poco tiempo de acción, porque el efecto también generaba una incomodidad y una dificultad también entre las rutas y los ritmos de las personas. Nosotros no trabajamos, o en mi caso yo no trabajé con el movimiento, sino con la quietud, y ese fue el punto de disrupción sobre los caminos que estaban circundando. Cosa que no había pasado en las anteriores acciones y que se había propuesto de otra manera. Grazie.
Dunque, evidentemente in questa piazza emerge come l'azione del collettivo, quindi l'azione dei desire path, la creazione dei desire path, si collochi all'interno e al limite, giochi in un limite, in un dialogo con quella che è la normativa e la normatività di uno spazio. E a seconda del dialogo, ovviamente, che si instaura con la normativa dello spazio, si può accedere o evitare un determinato grado di trasgressione e di violenza anche, no? È evidente che qui la loro azione andava a relazionarsi con l'interrompere il ritmo, oppure entrava molto vicino al confine del movimento degli altri attori all'interno della piazza. Ora passiamo invece, direi, all'esplorazione dei giardini Margherita. Sì, questo è l'ultimo caso. E, dato che siamo un po' indietro, andremo un pochino più rapidi, cioè un po' molto più rapidi. E, quello che avevamo pensato era di uscire un pochino dal focus antropocentrico e tornare in un ambiente, per quanto regolamentato e costruito da esseri umani, che almeno abbia, insomma, elementi più naturali. E quindi siamo andati ai Giardini Margherite, dopo aver esplorato un po', abbiamo trovato questo angolo di quiete nella parte, per quelli che ce l'hanno presente, è tra la Villetta Liberty e le ville. E, ci siamo concentrati sull'idea di desire piuttosto che di path, perché pensavamo di aver esplorato abbastanza l'idea del camminare e del lasciare una traccia di sentiero, mentre path, di sua natura più difficile da approcciarsi, abbiamo pensato di affrontarlo in maniera un pochino più simbolica, metaforica, dedicandoci all'ascolto del vento e al suono che il vento e la comunicazione che il vento crea tra gli alberi e come crea il suono, perché il vento non ha un suono, il suono che sentiamo è effettivamente prodotto dalle foglie. E quindi ci siamo guardati un po' intorno e per capire come il movimento del vento si trasmetta da un albero a un altro e come questo possa influire sul movimento di noi in quanto osservatori della situazione. E ciascuno ha esplorato un po' lo spazio di maniera personale. Quello che è venuto fuori era che, per esempio, che ogni albero produce un suono diverso, e ci è venuto Maela e Pablos hanno pensato che potesse avere a che fare con la struttura botanica stessa della situazione, cioè il fatto che le foglie abbiano uno stelo più o meno lungo e una superficie più o meno ampia che faccia frizione l'una con l'altra e che produca più o meno suono. Per esempio, i tigli, per qualche ragione, sono gli alberi che sentivamo di più. Quindi Maela si è posizionata sotto un tiglio e ha lasciato che il vento suggerisse l'impulso per il movimento al suo corpo, per cercare di trasformare la comunicazione e il movimento del vento in un movimento anatomico. Dopodiché abbiamo cercato di trasformare questo in un dispositivo macchina un pochino più complesso, che è illustrato qui e che Pablo vi spiegherà meglio. Ok, bueno, entonces, para ser breve, justamente queríamos intentar identificar aspectos efímeros también de lo que implican los caminos del deseo. Y parte del rastro del sonido que produce el viento es un efecto efímero. La idea como era también alejarse un poco del humano como centro de acción, tratamos de recibir, crear un sistema de recepción del sonido. Y de alguna manera creamos un diagrama, un mecanismo de recepción y transmisión del viento. Estaba constituido por tres partes. La primera era alguien que estaba escuchando y sintiendo el aire, en este caso
pues fue Nicolás o Maela que se ataron una cuerda. Luego era yo, que estaba en el centro de un árbol, en el que tenía la cuerda en una de mis manos, y cuando Maela o Nicolás se movían, ellos generaban un efecto de emisión del mensaje y movían parte de mi brazo. Yo tenía una cuerda atada a mi pierna y cuando sentía ese movimiento, generaba también un movimiento que estaba atado a una rama seca. Entonces, el proceso era una recepción del sonido y de los momentos de llegada y del rastro del viento y una traducción de ese sonido que volvía una vez más al sonido y el rastro de una rama de hojas secas. Ecco, quindi in quest'ultimo esperimento sono giunti alla costruzione di una macchina quasi incredibile, direi, per diciamo un sistema molto più complesso, un dispositivo molto più complesso che voleva in un certo senso ricevere il suono del vento e trasmetterlo attraverso il movimento del corpo. Sono arrivati a questo punto nell'intento o nella necessità di spostarsi da quello che è il corpo umano e concentrarsi di più su elementi effimeri come appunto è il vento. Quindi in questo dispositivo che era prima disegnato vedevamo che Pablo si era collocato in una sedia sull'albero che aveva collegati alle due braccia due fili che andavano uno in una direzione e l'altro nella direzione opposta, a cui erano attaccati da un lato Maela e dall'altro lato Nicolas. Maela e... Ah, foglie secche, scusate, ho sbagliato. Quindi sostanzialmente quando il vento intercettava e quindi mandava un impulso a Maela, il movimento di Maela veniva poi trasmesso a Pablo, che era all'interno della sedia, il quale tirava la corda e faceva suonare le foglie dei rami che aveva collegate. Ecco, vediamo ancora dei disegni che rappresentano il sistema di connessione tra i vari corpi, quindi il corpo delle foglie, i corpi delle persone, animati dal suono del vento. E un ultimo esercizio, antes de ya mostrarles el video final de este ejercicio, fue también que nos interesamos no solo cómo el viento trazaba unos caminos, sino también cómo el sol trazaba unos caminos por medio de las sombras que hacían los árboles. Y en este caso quisimos trazar el camino de la sombra que dejaba la luz del sol cuando le pegaba a un árbol y cómo esa sombra de alguna manera comunicaba un árbol con el otro. Y cogimos las hojas secas que se habían caído del árbol para trazar el camino. Y decidimos con Catalina caminar, yo caminé el camino de las hojas y ella caminó el camino de la sombra. Y a medida que pasaba el sol, el camino de la sombra se iba despegando del camino de las hojas. Entonces, un camino que en principio era el mismo, terminó siendo diferente, jugando un poco con esta idea de la efemeralidad del camino y de lo social. Ecco, l'ultimo gioco che hanno fatto è stato quello di giocare attraverso le ombre degli alberi, pensando come queste ombre potessero comunicare e collegare anche gli stessi alberi. Quindi che cosa hanno fatto? Da prima hanno ricoperto di foglie l'ombra di un albero e Nicolas camminava da un lato seguendo le foglie, mentre Catalina camminava seguendo l'ombra che nel corso del tempo, quindi nella ripetizione del movimento dei pianeti, in questo caso, quindi stiamo andando in realtà molto lontano,
faceva sì che l'ombra mano a mano si spostasse di qualche grado, come vedete adesso, rispetto alla linea delle foglie secche. Geniale, direi.
E noi concludiamo qui e pensavamo se Maela aveva qualcosa che voleva condividere riguardo all'esperienza, se no la parola a voi se volete. Sì, intanto volevo ringraziare Nuvola per avermi dato la possibilità di incontrarvi. E poi non so, avevo scritto una cosa, però se è troppo tardi, volendo, la posso pubblicare magari poi, non so, ditemi voi. E se è molto lunga, Maela, sì, magari la pubblichiamo, se invece vuoi riassumere o leggere magari una parte, dipende un po'. Che tempi hai, purtroppo siamo un pochettino andati oltre i tempi. No, facciamo che la pubblico perché è un pochino lunga adesso. E comunque sì, è stata un'esperienza super interessante e mi ha arricchito tanto, anche se è stata breve. E è come se avessi aperto gli occhi e in qualche modo adesso camminando per strada guardo tutto con occhi diversi, ponendomi domande su qualsiasi cosa che mi salta, che mi è rilevante, insomma. Mi hanno dato tantissimi spunti, sia diciamo per come guardare la realtà mentre cammino semplicemente per strada nella mia vita quotidiana, sia per poi portare quegli elementi all'interno del mio movimento, comunque della mia ricerca. E quindi grazie. Grazie a te, sì. Bene, prima di salutarvi, ci fa piacere se tutti quanti voi, chi è rimasto, avete voglia anche di accendere il video, se potete, se avete voglia, anche se in video fa piacere vedere qualche viso. E se avete delle domande o delle curiosità, qualche cosa che volete chiedere ai ragazzi, o questo è il momento, gli ultimi, l'occasione, insomma. Potete accendere il microfono e fare direttamente la domanda, eh? Buonasera, Riccardo De Luca, non totalmente neofita e inesperto di tutto quello di cui si è appena discusso, conosco i ragazzi del progetto. E devo dire che, ribadendo un po' il concetto della ragazza che ha collaborato, della danzatrice di Maela, e pur non avendo partecipato, non avendo la fortuna di aver partecipato con loro alle attività e allo sviluppo del progetto, devo dire che anche a livello teorico è uno spunto, effettivamente confermo il fatto che con tutte queste nozioni, con tutto quello che si è appreso, diciamo, da questa presentazione, sarà diverso muoversi all'interno della città, dei percorsi, e quindi ringrazio i ragazzi dell'apertura, del taglio, dell'apertura mentale che hanno dato grazie a queste loro esperienze, e poi vabbè, complimentarmi anche per i ragazzi, che è sempre un piacere ascoltare le loro parole con il lindo accento colombiano, e quindi complimenti sia per l'impegno che ci hanno messo e per la professionalità con cui hanno anche presentato in una lingua, in un ambiente che non è il loro, e anche a Francesca, a tutti quanti. Grazie e complimenti ancora. Grazie, Ricci Re. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Sì, vorrei condividere una... Innanzitutto grazie mille, sono nel pieno di una raccolta delle olive, però è stato bello fare questa camminata in città diversa, quindi davvero grazie per tutti questi spunti, e volevo condividere con voi un aspetto
aspetto di quello che dicevate, che era un minuscolo dettaglio, che era quello della reazione di quella passante o di quei passanti alle vostre azioni, perché mentre parlavate mi ha colpito molto l'aspetto rivoluzionario del desire path, l'idea di poter modificare qualcosa di già definito e poterne fare un qualcosa di estremamente personale, no? A partire dal nostro desiderio, e trovo questa cosa molto forte. E ieri, mentre facevamo un'esperienza a Napoli nell'ambito del laboratorio, camminavamo all'indietro in una strada commerciale di Napoli e una signora ci ha fermato, ci ha interpellato chiedendoci se stessimo facendo una protesta, dopo vari sguardi che ci guardavano come dei pazzi, delle pazze. Si è fermata questa signora chiedendoci: ma state facendo una protesta? Se state facendo una protesta, mi unisco a voi. E aveva un carrozzino in mano ed è stato bellissimo, perché ci ha molto sorpreso questo suo no, riconoscere in quell'atto un qualcosa di rivoluzionario, comunque qualcosa dell'ordine di una protesta, ed era una semplice camminata all'indietro, eppure è stato molto forte, quindi volevo, insomma, condividerlo, perché quello che avete raccontato oggi ha fatto molto eco in me con questa cosa, quindi grazie. E levo l'audio. No, sì, perché è bello riconoscere che, insomma, siamo una popolazione, non siamo soli a fare queste cose. Cioè, c'è una rete sotterranea che ci connette. Qualcun altro ha delle domande? Bene, dunque se non ci sono altre domande o osservazioni che avete piacere di condividere, io direi che possiamo chiudere questo incontro con il collettivo Artipoda, ringraziandoli davvero e per il lavoro che stanno svolgendo, una ricerca che ha davvero tanta, tanta cura e tanta attenzione per qualcosa che sembra così banale e scontato. Personalmente penso che sia qualcosa oggi di molto importante e a cui probabilmente sia utile rivolgere lo sguardo in questi tempi così oscuri. E inoltre, siccome siete così giovani, io personalmente vi auguro un grande in bocca al lupo e soprattutto continuate e continuiamo tutti quanti a non perdere il desiderio, il tempo e lo spazio per fare ricerca, per studiare, perché effettivamente non si fa solo nelle università, anche se lo dico seduta all'interno di un'università che comunque, insomma, ovviamente sono dei luoghi preziosi, ma il mondo intero è un luogo prezioso per poter conoscere e per poter studiare e incontrarci. Quindi grazie mille a tutti quanti per essere venuti fin qua a Bologna a portarci i vostri studi e i vostri pensieri. Grazie. Grazie. Grazie per l'invito. Grazie. Ci vediamo l'anno prossimo alla quarta edizione di Sci Festival. Yeah. Buona giornata a tutti. Ciao. Ciao. Grazie a Camillo. Ciao, grazie.